Ciao amici, oggi sto sperimentando questo invecchiamento del tetto. Sto cercando quindi di rendere un tetto tipo quei tetti che vediamo sui ruderi di campagna, quindi molto vissuto e decadente, come piace a noi presepisti. Ho preparato un po' di fugante liquido. Abbastanza liquido, anzi ne aggiungiamo un po' perché così sarebbe troppo. Per cercare di imitare un po' quella malta che vediamo sui tetti, quella malta scrostata che troviamo anche sulle tegole. La sto distribuendo in questi interstizi. È ovvio che poi quando asciugherà avremo un colore più chiaro. Ci accompagniamo anche un po' con l'acqua. Queste tegole le ho realizzate col DAS e le ho fatte volutamente irregolari, proprio per dare quella parvenza di usura del tempo, quindi di locale decadente. Ora mettiamo un altro po' di fugante e cerchiamo di realizzare con una spatola un composto un po' più duro che andremo ad infilare sulle giunture. Ovviamente la mia non vuole essere una pretesa di creare, diciamo, una tecnica che sia universale. Ognuno di noi ha il proprio metodo. Ecco.